trasmettendo dal vivo, vediamo un po' come viene questa chat. È da molto che non facevo una live, avevo promesso di non fare una live, non ho potuto accendere il computer, quindi vediamo da questo nuovo cellulare, perché quello che ho avuto fino adesso è stato un Motorola Moto X seconda generazione. Adesso sto trasmettendo con un Moto E7 Power. Allora, innanzitutto a tutte e tutti voi vi saluto. Qui il vostro Santen Chan, chat dal vivo, tutti i messaggi sono visibili. La prima volta che mi maneggio con l'applicazione, che si vede molto bene. Ci sono anche i filtri, si può anche cambiare dalla camera selfie a quella principale. E dicevo, erano almeno 9 giorni che non facevo più una live e mi mancava di fare la live. Ho fatto ieri una live con una rete sociale che però non la conserva, cioè non la conserva visibile. Io non so che la faccia a fare. Poi vabbè, i miei ultimi 8 giorni li ho passati mettendo sottotitoli ai video. Vi devo ricordare, in pochi se ne sono ricordati qua in YouTube, 53 anni e in pochi di voi mi hanno fatto gli auguri qui sotto i post della community e nessuno si è abbonato. Vabbè che conosco tutte persone disoccupate, ma dai, aiutatemi, fate una colletta. In questo modo io potrò pagare un servizio di abbonamento e uscire con un palo selfie e fare delle live dalla strada. Perché altrimenti, ecco, è difficile fare delle live fuori dalla strada. Molti mi dicono: ma perché non esci? La quarantena è finita. E perché come faccio a uscire a fare delle live dalla strada? Comunque faccio questa live perché così, ecco, ciao a chi mi sta seguendo. Hello to you. This is my first live of the year, I guess. This is the first live of the year. Mi sono scordato di dirvi che questa è la prima live dell'anno che faccio. Con tutta probabilità devo andare a controllare, ma forse è la mia prima live dell'anno. E poi gli cambierò forse la miniatura e il titolo, perché fare la miniatura è stata tutta una tortura. Mi devo abituare a guardare nella camera che il notch ce l'ha, invece che come questo cellulare che ce l'ha qua in alto, ce l'ha nel mezzo. Non so se potete vedere di riflesso il cellulare con il notch che sta qua. Ecco qua, quello è il mio cellulare che ho adesso. Che come camera c'ha una davanti che è di 5 megapixel invece che di 2, quindi l'immagine si dovrebbe vedere più nitida. E vediamo un po' se c'è qua il volantino. Il nuovo Moto E7 Power, che c'ha 5000 microampere di batteria. Infatti, se io lo ricarico e mi metto a utilizzarlo come ho fatto ieri alle 10 di notte, ecco, io sto ancora alle 5 del mattino con il 40% di carica del cellulare. Quando facevo lo stesso con questo cellulare che c'ha 2300 mAh o 2230, mi mettevo alle 10 di notte, già alle 2-3 del mattino stava, addirittura si spegneva da solo. Meno male che c'è più batteria, però se uno non lo sa usare, che si fa portare via la mano, voglio dire, diventa un po' pesante utilizzarlo. Allora, faccio questa live perché volevo farla e poi vi consiglio di leggere vivamente, perché fa molto bene al cervello
non soltanto si acquisiscono nozioni nuove, ma soprattutto leggere fa attivare il cervello e ti migliora anche nella forma di parlare. Quindi non necessariamente devi assumere per certe le cose che leggi, puoi anche leggere cose il cui significato non condividi, ma ti aiuta a migliorare come persona. Quindi un libro che vi consiglio di leggere fra i tanti che ho oggi è questo, sempre che lo riesca a trovare, perché non mi sono preparato. Come vedete, sono pieno di libri dappertutto, ma quando cerco uno, non lo trovo. Io dappertutto i libri, io proprio, ma non li trovo. Quindi peccato. La prossima volta mi organizzerò. È strano che a volte i libri spariscano così. A volte i libri spariscano così e che uno perde tempo a cercarli. Niente, a colpo d'occhio non lo trovo. Vi volevo consigliare un bellissimo libro, ma vedo che è una. Vedo che proprio trovare dei libri in questa biblioteca è una pazzia assoluta. Ah, eccolo qua. Ho tolto lo spazzolato, gli ho tolto la polvere che inevitabilmente ha. Questo è un libro che io vi consiglio, Il criceto. Mi è costato 9.500 lire, anzi gli è costato a mia madre, che me l'ha regalato mia madre. Ciao a chi mi sta seguendo, vediamo un po'. Se non c'è nessun intervento, chat dal vivo, non riesco a leggere la chat. Non... Sei dal vivo, riconnessione, speriamo non si sia tagliata. La live, non riesco a leggere la chat, e questo è il problema. Ah, nessuno ha scritto. Ecco il criceto che è costato a mia madre 9.500 lire. È pieno di foto. Purtroppo si inizia a ingiallire.
anche se io se saranno più di 30 anni che non lo leggo. È stato stampato anche poi qua che ti ritrovo delle fotografie, un Buddha, questo è non è programmato, questa persona che non vi dico chi è, sarà l'uomo del mistero. Quanti di voi mi conoscono lo riconosceranno, quanti di voi non mi conoscono non lo riconosceranno. E poi una foto sempre della macchina, l'uomo del mistero. Come vedete c'è la radio, una radio portatile dell'epoca, transistor. Siamo negli anni 60, credo, o 50. È un pupazzetto emblematico che quanti di voi sanno a cosa fa riferimento capiscono e quanti di voi non lo sanno non capiranno. E io non vi dico a cosa fa riferimento né che modello di macchina è, perché innanzitutto non capisco. Poi con lo specchietto retrovisore che sta sul cruscotto, quindi neanche io capisco che modello di macchina è. Potrebbe essere un Ferrari o un Maserati dell'epoca, potrebbe, ma comunque la chiave di tutto sta nel pupazzetto. Salve a te che mi stai ascoltando, vedo che c'è una persona connessa e mettiamo a posto un po' le immagini. Ecco, adesso siete in due. Hello to everybody. Mettiamo di nuovo le immagini qua come erano messe. Questo libro, che è costato così tanto perché è illustrato, c'è delle foto, è stato, poi non so in che anno preciso, mia madre me l'avrà regalato, ma esserci d'erbolina finito di stampare nel mese di giugno 1988 presso le grafiche Milani Segrate Milano. Quindi nell'88 fare un libro più piccolino di 60 pagine illustrato foto del criceto, di come impugnarlo e tutto, ti costava, è stato editato dalla De Vecchi Editori, che ha fatto molti manuali, salve a te o amico che mi guardi, hello, e purtroppo dal cellulare, dall'applicazione di YouTube non appare facilmente la chat, è costato 9.500 lire, quasi 10.000 lire, cioè in pratica i 5 euro di adesso, che erano 5 dollari all'epoca, cioè non era poco all'epoca. C'erano dei libri più voluminosi senza illustrazioni che costavano 2.500 lire, 3.000 lire, come molto. Per esempio, sempre in quegli anni mi comprai l'Etrusco, lo stesso autore di Sinuhe l'egiziano, che non so quanto mi costò, credo 2.500-5.000 lire. Vi consiglio di leggere anche Turms l'Etrusco. Bene, vedo che le persone che sono entrate in live se ne sono andate. D'altra parte è difficile interagire col cellulare, vedo che avrei dovuto accendere anche il computer
però non me la sentivo, volevo fare un qualche cosa su due piedi e quindi ho niente, ho acceso il cellulare, faccio questo esperimento perché l'altra volta sono entrato attraverso un'applicazione per lo stream e l'audio si sentiva malissimo. Poi se faccio il restream su molte piattaforme, voglio dire, la gente non è interessata a guardare le mie live su YouTube perché mi guardano da altre piattaforme, quindi alla fine non ci guadagno nulla. Invece, ecco, oggi è sabato, forse festeggiamo il mio compleanno domani, di domenica, perché non abbiamo potuto organizzarlo. Naturalmente staremo in casa, mangeremo una torta, stapperemo una bottiglia di spumante. Non mi voglio commuovere, ma non ci sarà regalo. Prima di tutto perché, ecco, mi guardo attorno, ma non abbiamo denaro. Secondo, perché c'è questa crisi dei componenti, dei microcomponenti elettronici. Forse c'è troppa luce. C'è questa crisi dei microcomponenti elettronici che fa che i computer che vendano, insomma, c'è un problema fra la crisi dei microcomponenti elettronici, l'aumento dei prezzi e anche Windows 11 che non riesce a uscire una versione definitiva e affidabile, perché se io compro un computer magari compatibile con Windows 11 ma poi esce la versione definitiva di Windows 11 che ha bisogno di molte esigenze particolari, allora io mi ritrovo con il fatto che il computer non è buono lo stesso. Comprare un computer da scrittorio, magari con tanti sforzi, un Pentium Core i9 di 18 trend o fili di 18 nodi, eccetera, eccetera, con placca acceleratrice grafica e via dicendo, perché poi dica sotto compatibile con, che nella scatola, compatibile con Windows 11 e alla fine la versione definitiva. Non solo non è compatibile col computer, ma addirittura si continua a attualizzare rendendo piccolo il computer da renderti quasi impossibile ritornare a Windows 10. Allora è un casino. Io voglio comprare già un computer che sia compatibile con la versione definitiva di Windows 11. Quindi deve uscire la versione definitiva di Windows 11. Come vi ho già fatto vedere in una premiere, che dovevo disinstallare dalla mia nuova, perché comprata a fine 2018, Lenovo laptop IdeaPad 320, dovevo disinstallare Windows 11 perché diceva che il microprocessore del 2016 non era compatibile, eppure c'aveva tutti gli altri elementi richiesti, tutti, tutti, memoria, TPC, non so come si chiama, di sicurezza, tutto attivato, tutto perfetto, meno il microprocessore. L'altra volta, 4 mesi prima, installai di nuovo, perché si installò da solo, Windows 11 e invece lì non mi diceva il programma a che cosa non era compatibile Windows 11 nei confronti del mio computer. La seconda volta che lo installai mi disse il microprocessore. E allora si può fare. Poi il Windows 11 mi sembra che è anche touchscreen, quindi se non c'è un computer che abbia la possibilità di avere uno schermo touchscreen, anche se magari tu c'hai un monitor normale per computer, non si installa. Quindi deve avere, anche se è un computer da scrittorio e tu gli metti un monitor, per esempio Samsung, che non è touchscreen e ce l'hai dal 2010, erano soddisfacenti. Adesso c'è gente che c'ha 30 pollici di
o 20 pollici, 20 30 pollici, una cosa mostruosa. Quasi ci hanno uno smart TV. Ma se voi foste veramente gentili e nelle condizioni di poterlo fare, chiaramente, che fareste? O sotto questo video, quando apparirà come video, quando finirà questa premiere, mi farete un donativo per il mio compleanno, un unico donativo, perché basta, c'è un bottone con scritto grazie accanto a condividi, alla freccia condividi. Allora, facendo clic lì si apre una finestrina e ci sono vari livelli di donazione. Potete un minimo livello di donazione, un'unica donazione a questo che in pratica grazie con il simbolo del cuoricino e il dollaro dentro. Attivando grazie stai dando una donazione al video, quindi ogni video che ti piace puoi dare una donazione, ma non è vincolante come un abbonamento. Invece un abbonamento è una sottoscrizione mensile per cui paghi ogni mese, magari paghi un minimo, ma lo paghi ogni mese. È più impegnativo. Quindi se per il compleanno che è già passato, ma voi volete contribuire che io vi possa fare un regalo, che poi vi menzionerò, bisogna questo a tutte le persone che vogliano avere un cuore così generoso dal donarmi almeno 4,50 € una sola volta, premendo il bottone grazie qua sotto si attiverà una finestrella e loro potranno dare una donazione. Io li menzionerò, loro mi debbono dire magari anche il loro account di Telegram, Instagram, Facebook, qualsiasi rete sociale. Ciao, hello, thank you for the like. Io adesso non riesco a vedere. Now I can't see the chat because I on the smartphone. Non riesco a vedere. I can't see the chat on my smartphone. But thank you for all. Allora, dicevo, the 26th of this month of January was my birthday. Please give me a donation with the like, the thank button on this video, or subscribe monthly to my channel, so I would buy a new computer. Bisogna dirle certe cose, perché magari la gente non sa dove sta il bottone grazie, però mi sarebbe di un'immensa utilità. Io sono riuscito a cambiare di cellulare grazie ai guadagni di YouTube e non ho comprato un top gamma, ho comprato questo cellulare. Come vedete ha delle caratteristiche top, ma è, ho scoperto, della gamma bassa, cioè economica. Oggigiorno la gamma economica, questo del 21, l'ho comprato a giugno del 21, ma forse è uscito prima, perché se no non lo potevo comprare a giugno, se fosse uscito dopo di giugno, chiaramente forse è uscito a gennaio. No, è uscito, l'ho comprato a luglio, luglio. Dice che la camera c'è un fuoco, una messa a fuoco rapido, e la cattura i dettagli pechini con la macchina camera, macro camera, va bene. C'è una relazione di immagine 20:9. Perché più i cellulari diventano grandi, più hanno una relazione d'immagine. Questo, per esempio, mi sembra che c'è 19:9. Allora, che succede? Che questo c'ha 5,2 megapixel, il Moto X seconda generazione, ed è più corto di 2 centimetri circa, come si può osservare. Vedete, se lo metto a
in linea rimane più corto, ma non è molto, cioè più o meno si mantiene della stessa larghezza, 2 o 3 mm meno. Che succede? Che se un cellulare avesse mantenuto il 19 a 9 o il 16 a 9 e fosse stato invece di 5,2 megapixel di 9 megapixel, perdono, di 5,2 pollici, fosse stato di 6,8 pollici, invece di essere largo come questo e entrare nel palmo della mano, sarebbe dovuto essere molto più grande come un tablet, e allora alla fine non riuscivi a afferrarlo con una mano sola, come succede con i BlackBerry Passport o altri modelli non della stessa marca ma uguali, che in pratica c'è uno che per lavoro un cellulare che lo devi afferrare con due mani e pesa più di 300 grammi, perché ha una relazione d'immagine 1:1 e uno schermo di 4,5 pollici più tasti fisici, e allora diventa un problema. È un cellulare per lavoro, ma lo devi appoggiare per scrivere o per fare chiamate telefoniche, con tretti vicino all'orecchio, come puoi parlare? Devi portare in alto, cioè stringere la base, in modo che puoi fare anche un cellulare di come i Flip, che sono più di 8 pollici, però ci avranno una relazione d'immagine magari 22 a 9 o 20, perché si apre così, flap, ed è logico che in confronto alla base l'altezza è del doppio, allora la relazione d'immagine diventa ultra panoramica. Quindi per quello che cambiano la relazione d'immagine costantemente per riuscire a creare dei cellulari che possano entrare nel palmo della mano, ad eccezione naturalmente per i folder che si aprono e diventano dei tablet veri e propri. I Flip si aprono così e mantengono la base uguale. Allora vedo che ogni tanto entra gente, sale e scende dalla live. Io sono contento così, perché questa è una live improvvisata, una live che faccio dopo tanto tempo. Mi sentivo di stare con tutte e tutti voi. Ringrazio le persone che sono entrate. Io taglierò da un momento a un altro, ma intanto sto anche sperimentando come fare le live dal cellulare, se riesco a leggere gli interventi in chat. Credo di no. Guardate dietro le mie spalle, a parte naturalmente al girafino, che poverino è caduto. Naturalmente, guardate, a parte il girafino che è caduto, alla giraffa piccola di peluche, alla giraffa piccola, dico perché a volte YouTube non traduce bene giraffa piccola, girafino. Allora, alla giraffa piccola che è caduta e che adesso ho messo in piedi, dovrei alzare di più, trovare una maniera di alzare. Per quanto l'alzi, sta fuori campo. Guardate, pensate che ogni mobile anche sotto c'ha degli sportelli, e come quell'altro sono tutti pieni di libri, e lì ci stanno i mammut della Newton Compton, tutti questi libri, ma molti altri che ho dovuto lasciare, ho letto io nella mia vita. Allora, se avete qualche dubbio, qualche perplessità, qualche argomento di cui vorreste che io parli, non esitate a fare domande. Io sono un perito commercialista e ragioniere, e non
nonostante abbia studi universitari, non li ho finiti. Però ho letto abbastanza, e quindi non mi sento di dire che sono un genio. Però ecco, se avete delle curiosità, fatemi delle domande. Mi piace molto interagire con la gente, fare dei video, e vi voglio anche ricordare che i benefici di abbonarsi al mio canale, o almeno dare un grazie di una certa consistenza, sono che innanzitutto io, come adesso con questo cellulare nuovo, sto spendendo risorse energetiche, tempo ed anche tecnologiche, perché i cellulari si guastano, il computer che adesso ho con più di 10 anni edita in forma molto lenta, la notebook già si sta disattualizzando, perché cioè io veramente, se non riesco a trovare un buon computer con una buona versione di Windows 11, allora non so che fare, se passare a Apple, se mettere nel mio vecchio computer Linux, perché il problema di me i video con Linux, in che qualità, quale Linux mettere, perché molte distro sono gratis, le puoi scaricare da internet, ma si cancellano tutti i dati che hai nel computer con Windows, devi fare una partizione a parte. Come funzionano gli editori? E poi ti devi riempire di pizzetti per dare istruzioni a Linux, che chi è uno smanettone sta lì a scrivere le linee di comando in CDM, ma a me non mi va queste cose, sono più figlio della generazione plug and play, cioè metti lì e che funzioni la miseria, non che devi stare a dargli comandi, a dire vai qua, vai là, che devo ogni volta programmare il sistema operativo. Allora vorrei sapere da tutte e tutti voi, se avete esperienza Linux, che cosa mi consiglierete di fare. Certo, poi c'è anche il problema che è un computer vecchio. Comunque quello che io so è che le versioni di Linux, contrariamente a quello che si crede, che funzionano meglio, sono quelle a pagamento, te lo devi comprare magari 100 euro, 50 euro. Le versioni gratis sono versioni minime. Poi bisogna vedere anche che distro prendi, cioè che release, perché può darsi che ti prendi una più buona, scarichi una più buona per a livello industriale o commerciale. Invece dicono che Linux Mint è più buona per i principianti e per la casa. Quindi bisogna vedere la compatibilità del tuo computer, il profilo tecnologico che ha, insomma, il design, il disegno, l'architettura, il tipo di microprocessore, la memoria, la scheda grafica inserita, integrata, la scheda madre, la placca madre, tipo di memoria, tutto quanto il resto, biribiribà, puoi andare nel sito della versione di Linux che ti interessa di più. Perché il kernel Linux è universale, ma poi ognuno ci fa la sua versione. Ci sono tantissime versioni per tantissimi modelli di computer, più che quelle versioni che esistono di Windows 10, 11, 7, eccetera, messe insieme. Sceglierti la tua, ma è un lavoro difficile, perché ogni versione distinta, per esempio di Red Hat, Mint, eccetera, c'è delle sottoversioni, stavo per dire delle subversioni, delle versioni a loro volta, quindi è un mare di prerogative che ti lascia libero di installare quello che vuoi, ma che alla fine, se non sai quello che stai facendo, ti comprometti, ti impicci il computer, direi altre parole, ma vabbè. Comunque un cellulare col quale ogni tanto mi continuo a filmare, perché ho filmato il tutorial di gastronomia casareccia che è uscito come premier, dove faccio una bistecca con funghi, un filetto, e questo che ho comprato a mia madre, che è del 2011, ma ho comprato a mia madre
per Natale del 2013, un Nokia Asha 302. Filma meglio di altri che ho avuto in quel periodo, come per esempio un Samsung Galaxy Yung 5360, perché ha una camera, l'unica principale, che filma a 3,2 megapixel in 640x480 ed è maneggevole, perché devi tenere il cellulare in verticale perché filmi orizzontale, quindi è comodo, non devi stare col cellulare così come il Samsung Galaxy Yung 5360, che fra parentesi non so se c'ho qua nel cassetto, perché si è rotto il bottone o la batteria e fa costantemente, si accende costantemente, e poi c'ha un Android 2.3.6, quindi è totalmente disattualizzato, ma tanto ve l'ho fatto vedere in molti miei tutorial, quindi andatevelo a cercare se volete vedere Samsung Galaxy Yung 5360. Anche di questo cellulare ho fatto molti tutorial. Ho fatto tutorial sopra, cercate cellulare, smartphone nel mio canale, troverete molti video. Non ne ho fatte troppi perché volevo fare un tutorial anche su questo nuovo cellulare, come ho fatto un tutorial sul Moto X seconda generazione, ma voglio dire, anche Pro, se poi li vedono poche volte, forse dovrei farlo un unboxing, anche se c'è poco da abbozzare già, e da agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, già sono 6 mesi che c'è il cellulare, posso fare un video sull'esperienza dopo 6 mesi di essere utilizzato. Mi è apparso un flash come se qualcuno avesse scritto in chat: "Hello, vi prego, perdonatemi, ma sto con l'applicazione di YouTube e non riesco a leggere la chat. Mi compare, ma leggo, cioè un'ombra di tutte le chat che sono apparse e non so come fare, non so come fare per salutare tutto. Hello to everybody, please, I beg your pardon, but I am on the YouTube application on my smartphone and I can't read the chat. I'm so sorry, but this is what happened. I can't turn on my computer. Sarebbe stato il caso di accendere il mio computer, but I can't read the chat on my smartphone because I can't read. Hi to everybody. Hello, I can't read the chat. I'm so sorry, but poi ci sono delle persone che entrano in chat, mi salutano e se ne vanno. Quindi non so in quanti mi avranno seguito fino adesso. Ecco, già ogni tanto flash, 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 arrivano, escono i chat, ma io non riesco a leggere. Bisognerebbe dire: "Ah, ecco, hello, hello to everybody. Hello. I'm sorry, I can't answer to you because my smartphone with the YouTube app don't let me read the chat. So please pardon me, but you are so nice." Io non so quante persone mi staranno seguendo adesso, perché dice 0 persone, ma magari staranno 10 o 20 che mi vogliono
una mia risposta su qualcosa. Have a nice day to everybody there, but please me if I can't answer you on the chat because my smartphone don't let me read you because your chat flash and I can't. Ci sono dei messaggi larghi, è un peccato, è un peccato veramente che ecco come posso fare. E poi ci metto un sacco di tempo, guardate gente, guardate come si accende il mio primo cellulare di una certa importanza, come si avviano le applicazioni Android. È veramente mostruosamente lento, per questo mi succede anche a nuovo a volte. E adesso andiamo a entrare così, prova di assistente, non mi va di provare nulla, vediamo il canale di Saint-Jean e vediamo, ecco qua. Naturalmente immancabile pubblicità. Ecco, però non riesco a leggere. Non riesco a leggere. Speriamo che non mi... Doveva esserci la musica stramaledetta di insomma questa graziosa pubblicità. Allora qua mi dice di liberare lo spazio, vediamo un po' di accedere, accesso in corso per leggere, per vedere se riesco, perché la gente vediamo un po' che cosa laboriosa, no? Di nuovo con questa musica, mannaggia, insomma sto cedendo alla mia live. No, niente, devo avere l'applicazione, devo avere l'applicazione, che disastro, che disastro, che disastro, che macello. Perché l'avrò tolta? Beh, aggiorniamo, visto che ci stiamo. Il disastro fatto da... Non ci mancava il disastro fatto entrando da Chrome. Adesso vediamo un po' di attualizzare l'applicazione, perché funzioni meglio, di YouTube, che in questo cellulare non avevo più attualizzato, perché utilizzavo il nuovo, logicamente. Vediamo se riesco così a vedere la mia live, la mia stessa live, per rispondere a tutte e tutti voi, perché io non so che cosa mi avete così si installa. Intanto dovevo chiudere comunque l'audio per non avere degli effetti di riverbero, e vediamo un po' che casino. È disponibile una nuova versione, ma io la sto installando. Ma come caspita è possibile? Vediamo un po', scusate questi inconvenienti della diretta, che aggiorna, non si aggiorna la app. Va bene, insomma, qua dice che devo aggiornare la app, ma non si aggiorna niente, purtroppo. Allora, di che vogliamo parlare? Non ve lo posso chiedere, perché non posso leggere finché questo cellulare non si aggiorna. Installata, vediamo, forse non devo uscire dall'installazione.
forse in questo cellulare già non si può installare una nuova versione. Non lo so. Allora, se si decide a funzionare, cavolo. Forse la memoria è scarsa nel cellulare. Quanto ci mette? Una volta si aggiornava subito, vabbè. Vediamo quando si aggiorna. Niente, questi sono i belli della diretta. Non riesco a leggere la chat e quindi non ho contatto con il mio pubblico, che è il bello della diretta. Non si aggiorna. Ah, ecco, finalmente si è aggiornato. Finalmente si è aggiornato. Entro con l'account. Allora, il mio canale, non sto a mettere, ecco, entro qua, vediamo. Ah, ecco, hello Monica Badi, di esploratori dell'incredibile. Buongiorno, vi saluto adesso alla fine. Zucca's Kitchen, I'm fine, thank you. I don't know your language, Zucca's Kitchen. Non ti preoccupare, la prossima volta mi organizzo, leggerò direttamente dal secondo cellulare la chat, il primo. Adesso so come fare. Vediamo un po' quante persone adesso. Mi sembra che c'è chat dal vivo. Mi sembra che c'è una persona presente che mi segue. Qualcuno mi ha messo like. Non riesco a trovare chi sta presente, però adesso c'è una persona, sono molto contento. Sarà perché a volte se non metti la maiuscola. No, non è di paranormale. Perché a volte no, non riesco a mettere dal cellulare, almeno da questo non riesco a mettere il nome per salutare. Comunque, hello to Monica Badi, good afternoon from Rome. Hello to, ciao a esploratori dell'incredibile, buongiorno. Zucca's Kitchen, hello, don't worry because I will show you this video with a translation on English when YouTube will transform this live into a normal video. Naturalmente, adesso c'ho 3 like. Piacere, mi fa enormemente piacere. Purtroppo non c'è like sotto questo video, cioè non c'è like, non c'è grazie, il bottone grazie, però ecco, vedete. Come ci abbia degli intoppi, come
ci siano degli intoppi a vederlo. Questo cellulare, neanche l'ho acceso, si è attualizzato YouTube, già si sta riscaldando come un ferro da stiro. Infatti era il lato negativo di questo, di fare le live qua, che io avevo paura che si fondesse perché ci potevo stirare una camicia bagnata. Invece quest'altro cellulare, col quale mi filmo, non c'è questo inconveniente. Però ecco, ho trovato il bottone chat dal vivo. Quindi che fare? La prossima volta so come bisogna fare. Devo stare con due cellulari, perché il tablet purtroppo non ce l'ho, altrimenti mi filmerei con il tablet. E poi devo togliere la rotazione dello schermo, mannaggia, che se metto in orizzontale, poi ecco, togliamo la rotazione dello schermo, perché altrimenti poi non ritorna in verticale. Allora, ho perso del tempo, non sono riuscito a rispondere a tutti, e me ne perdonate, no? Perché ho scoperto queste cose con la prima live dell'anno, insomma, voi dovreste essere comprensivi nei miei confronti. D'altra parte, non ho le attrezzature di uno streamer perché sono disoccupato. Poi non ho una formazione da streamer, perché come vedete, io che sono nato nel 69 fino agli anni 90 e anche fino alla prima metà del 2010, 2000-2005, più che fare cose in internet leggevo. Quindi chiedete a me di cose letterarie, ma se volete che io faccia uno streaming migliore, poi mi hanno chiesto, fatemi dei donativi così io compro cose tecnologiche migliori. Poi mi hanno chiesto, tanto guardo la chat nel secondo cellulare, quello vecchio, mi hanno chiesto come avere più popolarità, e questo lo dico adesso quasi che è passato un'ora, come avere più popolarità nei video di YouTube. Allora, una cosa che dovete sapere è che molte volte pubblicare iscritto, ricambi e queste cose qua, già solo a nominarlo in YouTube è pericoloso, quindi io l'ho detto solo una volta, ma per dirvi di non farlo, quindi speriamo che gli algoritmi lo capiscano, meno che mai metterlo nel titolo e nei tag. Non funziona, anche perché alla gente, se gli dici di fare qualcosa tipo guardarvi, seguirvi, iscrivervi, non lo fanno. Invece quello che funziona di più è sottotitolare i vostri video, anche quelli vecchi a 130 idiomi. Io quando posso lo faccio, e video miei che hanno anche 8 o 9 anni, che sono stati visti 170 volte, in 6 mesi hanno 2000 visualizzazioni. Quindi, innanzitutto, bisogna fare per guadagnare visualizzazioni, anche se a volte non così tante ore di visualizzazione, sottotitolare soprattutto i video recenti, perché questa live, quando sarà finita, la potrò sottotitolare dopo 23-26 ore. Ma anche i video vecchi si possono riscattare. E poi, naturalmente, che altro si può fare? Vediamo, fare le live che abbiano un titolo accessibile a tutti. Il mio ormai è un canale internazionale perché mi seguono da tutte le parti del mondo. Infatti ci sono state delle persone in live che dicevano: ciao, come stai? Buon fine settimana. Mi spiace solo che non riesco a capire in che idioma tu parli, perché sono persone dalla Thailandia, dal Vietnam, dalla Russia, dalla Cambogia. Io sottotitolando in 130 idiomi una live mia del 2014 di 1 ora e 40 minuti è stata vista per intero con i sottotitoli, una sola volta per intero con i sottotitoli, non so se dal Vietnam o da un idioma dell'India che è il Kannara. Invece è stata vista 444 volte in inglese generico, ma con un promedio di 33 secondi. Quindi voglio dire, dagli idiomi meno pensati ti seguono di più.
Invece, dagli idiomi che tu diresti mi seguono di più, dal francese, che ci sono 6 versioni di francese, francese generico del Canada, della Francia, del Belgio, eccetera, anche lo spagnolo, Latino America, Sud America, Spagna, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Mi seguono di meno. Magari mi seguono di più dalla Russia che non dall'Italia a volte, certi video. Quindi, sottotitolare in molti idiomi vi farà guadagnare molte ore di visualizzazione, sempre di più. Io ho ottenuto le visualizzazioni con 4076 ore. Ho iniziato in gennaio, febbraio, marzo, in aprile del 21 a sottotitolare come un pazzo, 1 o 3 video al giorno, e ho finito per avere quasi 6500 ore di visualizzazione all'anno. Poi sono scese, ma intanto ho avuto un promedio molto alto di ore di visualizzazione. Se non avessi sottotitolato i video, sarei rimasto addirittura sotto quota 4000. Quindi sottotitolare i video in quanti più idiomi potete, e basta andare in Google Translator, tradurre il titolo del video, per più vecchio che sia il video, in tutti gli idiomi che volete, metterlo come titolo e come descrizione, e magari poi appiccicarci sotto, che la troverete al lato, la descrizione in italiano del video. Io come descrizione metto titoli e link dei miei video vecchi, e poi far fare a YouTube mettere i sottotitoli in automatico. Naturalmente tutta la procedura è inutile che ve la spieghi, perché ci sono tanti tutorial su come sottotitolare in automatico i video. Innanzitutto YouTube deve aver fatto, e noi voi non dovete togliere, io ho un errore che ho fatto all'inizio, i sottotitoli in automatico, che possono essere sbagliati. Voi li dovete modificare, dovete conservare la versione automatica dei sottotitoli, e una volta che avete aggiornato, che avete la nuova versione fatta da voi, corretta in minima parte, per nulla o in tutto, dei sottotitoli automatici, lì iniziate ad aggiungere idiomi e poi fate descrizione come volete voi. Ma soprattutto traducendo, io vi consiglio il titolo nella versione nell'idioma che corrisponde, lo mettete in titolo, descrizione, e poi niente, date in accettare e andate a modificare i sottotitoli in quell'idioma, e scegliete sottotitoli automatici. In questo modo vi appariranno i sottotitoli e voi darete in accettare, e quindi ci saranno sottotitoli in automatico. Fino a che punto saranno attendibili i sottotitoli non lo so, ma so che guadagnerete più iscritti, più pubblico che vi seguirà da tutte le parti del mondo, come succede a me. Io adesso c'ho, visto che non mi è entrato, adesso si è raffreddato il cellulare, io c'ho, non so se si può vedere, no, che cavolo è successo, per fortuna che ho tolto l'audio, perché qua parte la pubblicità ogni 4 secondi e io non vorrei che abbia influenzato commercialmente la pubblicità, che se te la fanno sentire loro una cosa, se la carichi tu. Ecco, come potete vedere, c'ho 2320 iscritti. Mi aumentano di 20 o 30 iscritti al mese. Poi molti si disiscrivono, molti si riscrivono, però 2320 iscritti. E qua cresci con noi su YouTube Live. Volevo mettere la data, ma nell'applicazione del cellulare puoi scrivere fino a 60 parole nel titolo. E invece nell'applicazione, diciamo,
nell'applicazione di YouTube Studio puoi mettere fino a 100 caratteri, quindi non c'ho bisogno di entrare oggi nel computer. Ho fatto un'ora e un minuto. Vi ricordo che con tutta probabilità questa è la mia prima live dell'anno, se non con tutta probabilità, perché mi sembra che la mia ultima premiere l'ho caricata il 27 dicembre. Non mi ricordo, sono tentato di andare a vedere. Tanto in live non c'è nessuno. Vediamo un po'. Allora, 11 giorni fa la mia prima premiere di 58 minuti, cioè quando quando dice la data, il 17 gennaio. Quindi questa è la mia prima live, ma non il mio primo video dell'anno. Il mio primo video dell'anno è stato, vediamo un po', 10 gennaio, il tutorial su come cucinare. Ho fatto uno short ho fatto, che non so quando compare la data. 10 gennaio ho fatto uno short, e poi vediamo le ranocchiette, le ho pitturate di azzurro il 3 gennaio, quindi il 3 gennaio probabilmente quello è il mio primo video dell'anno. Sì, perché poi l'altro video felice buon anno nuovo è del 29 dicembre, che l'ho trasmesso il 29 dicembre, per uscire un po' prima nei tempi, ma è stata una premiere. Ah no, un live streaming l'ho fatto il 29 dicembre, quindi è stato l'ultimo live streaming che ho fatto il 29 dicembre. Poi sono uscite tutte premiere, a parte naturalmente uno short che non vale, ma adesso questa è la prima mia prima live dell'anno. Statistiche che magari a tutti voi importano poco o nulla, quindi ho perso del tempo cercando di leggere la chat e adesso so come fare, almeno ho guadagnato in conoscenza perdendo del tempo. Poi ho perso del tempo cercando prima questo libro, perché per parlare meglio, per mettere in funzione il cervello, per riuscire a pensare, non dovete cercare scuse che leggere è difficile. Cioè, potete leggere qualsiasi cosa, ma un libro ti dà una sensazione intima. Non potete dire che i libri sono cari, perché andateveli a trovare in una libreria. Potete andare in librerie pubbliche o private a leggere gratuitamente, ci sono libri di scambio. Io purtroppo assisto a Roma al triste scempio di persone che ereditano da una persona che muore appartamenti, case, e nei cassonetti dei rifiuti si trovano chili e chili di libri nuovi, E allora leggete, andate in biblioteche pubbliche e private, si trovano addirittura nella spazzatura. Adesso io vi devo lasciare dopo un'ora e quasi 6 minuti. Grazie di avermi seguito, e a quando potrò farò un'altra live. Ciao!